Il casco a coprire il volto. L'uomo prende una tanica di benzina dal motorino, la versa sulla saracinesca di un tabacchi, poi la fiammata. Le telecamere di videosorveglianza di fronte al negozio riprendono tutto. Gli investigatori della direzione distrettuale antimafia di Reggio ricostruiscono così la vicenda. Scoprono il dramma del titolare della tabaccheria finita nel mirino delle cosche. L'uomo sul motorino, scoprono gli inquirenti, è Riccardo Danna, 28enne di Siracusa, ad avergli ordinato di dare fuoco alla saracinesca del negozio Antonio Morabito, 41 anni, reggino, è un 'ndranghetista, gestisce per Ificarra La Tella due imprese del settore della produzione e vendita di dolci e della panificazione, valore 2 milioni di euro, entrambe sequestrate. Il suo, un ruolo centrale nelle cosche dell'area meridionale della città, dicono i magistrati, tenta in ogni modo di farsi vendere l'attività dall'esercente, approcci, minacce che però non fanno cedere il tabaccaio di Ravagnese. Per ammorbidirlo allora, Morabito passa dalle parole ai fatti, lo hanno arrestato insieme a Danna i carabinieri. L'incubo per il commerciante che ha detto no alle cosche è finito.